la domanda più gettonata: come fai ad avere i denti così bianchi? Oggi vi aiuterò io. Sapete che assolutamente non sono un dentista, però diciamo che ho paura di dentisti, quindi ho dovuto imparare giorno dopo giorno a lavarmeli al meglio e tenerli sani, perché i denti sani significa denti più luccicanti. Adesso vi darò dei consigli, ovviamente se volete consultare il vostro dentista di fiducia, fatelo. Buttate nel cesso il vostro spazzolino normale. Il primo consiglio che vi do è un investimento, assolutamente lo spazzolino elettrico. Lo spazzolino elettrico è molto importante perché pulisce più profondo e un'altra cosa, riesce ad arrivare nei punti che uno spazzolino normale non riuscirebbe ad arrivarci. È un investimento perché questo è lo spazzolino normale di mio fratello, io gli levo il pezzo sopra e ci metto il mio, quindi potete anche utilizzarlo se avete una sorella o un fratello fra di voi, ok? Se, ovviamente lavando la parte sotto molto bene, perché l'igiene è importante. E su Amazon le trovate sempre in offerta. Costicchia un pochino, però è 100.000 volte migliore rispetto che comprare 100.000 spazzolini che alla fine dopo un mese dovete buttare via. C'è questo qui nero di Oral-B che è fantastico, ma anche questo che costa un pochino meno, che è super, ovviamente questo va più forte e si può anche regolare forte piano. Il secondo consiglio che vi do è che non potete lavare i vostri denti a caso. Andate su YouTube a cercare come lavare i denti perfettamente, dove iniziare, come iniziare, in che modo, perché ci sono step, magari prima la parte dietro, poi piano piano andare più avanti, poi ricordarsi di lavare la lingua e... Fidatevi, sembra complicato, ma i vostri denti vi ringrazieranno. Il secondo step è quello del filo interdentale, assolutamente, raga, è semplicissimo, non aprirlo. Ok, è un semplice filo, che anche questo se volete vedere un tutorial su YouTube assolutamente, lo staccate e per evitare le carie interdentali andrete a pulire al meglio tra un dente e l'altro. È super stra importante perché una volta che si formano le carie all'interno tra un dente e l'altro, fidatevi, che una volta che andate dal dentista il prezzo raddoppia perché la carie prende sia un dente che l'altro e purtroppo sapete quanto costano i dentisti, maledetti! Il terzo consiglio che vi do è assolutamente fare una pulizia dei denti, purtroppo, e dico purtroppo dal dentista perché solo lì si può fare, una pulizia, non sbiancamento, lo sbiancamento fa male, non fatelo mai, ma una pulizia dei denti una volta ogni 6 mesi è... L'ultimo step è una ricettina che ho creato io, vi lascerò la ricettina nelle storie in evidenza. È una specie di colluttorio / risciacquo che faccio solo alla fine. E per quelli che pensano sia un filtro, non è.